Michele Boldrin di ovviamente University of Washington e anche Università Ca' Foscari di Venezia e non solo, l'economista. Grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio, sera, suppongo. Boh, dipende quanta luce c'è a Milano. In effetti possiamo tranquillamente dire buon pomeriggio perché oggi è una bellissima giornata. Vorrei partire velocemente con le dichiarazioni di Jerome Powell. Abbiamo sentito ieri Powell abbastanza preoccupato per quanto concerne il mercato del lavoro. Poi oggi abbiamo visto anche i dati macro che sono leggermente preoccupanti. Qual è la sua interpretazione dei numeri di oggi, ovviamente per quanto concerne le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione? Ma guardi, la situazione statunitense non è molto diversa da quella italiana, mutatis mutandis. L'effetto che si trascinerà sia dalla pandemia sia dei provvedimenti presi continuerà a concentrarsi sulle fasce più deboli del mercato del lavoro. Questo è vero negli Stati Uniti ed è vero in Italia. Negli Stati Uniti, dove c'è stata più reazione, più reattività, meno lockdown e meno coprifuochi e più elasticità, specialmente perché alcuni stati. C'è stata varietà, insomma, in come gli stati hanno gestito la situazione. È come vedere l'Italia 6 mesi prima, e cioè rimane una coda grossa, molto grossa, di disoccupazione, di difficoltà al rientro al lavoro per quelle attività più deboli, marginali, parte delle quali sono state probabilmente spazzate via dall'epidemia, e sostituite da attività online o altre attività, diciamo così, con minore possibilità di contatto. Questo preoccupa, è evidente che preoccupi in particolare l'amministrazione entrante di Biden, da cui le loro proposte di trasferimenti, questo package. Sa Powell è un uomo molto politico, dice cose politiche, fa parte, direi, della maggioranza nel board che ritiene che occorra, che non si preoccupa dell'effetto, a mio avviso, invece, a questo punto veramente distorcente dei continui acquisti sul mercato degli asset, e ritiene di poter continuare questa politica per un periodo indefinito. Io non sono così convinto, non è che sia dal lato opposto, non è che ritenga che occorra alzare i tassi e smettere di comprare asset dopodomani, però insomma c'ho qualche dubbio che evidentemente Powell e la maggioranza del board non ha. Assolutamente sì, un altro tema davvero importante è l'inflazione. Da qui tra l'altro è partito anche un dibattito, una polemica, se vogliamo chiamarla così, anche per quanto concerne il maxi piano di aiuti fiscali di Biden che potrebbe causare un incremento davvero significativo dell'inflazione nel medio-lungo termine. Innanzitutto No. vorrei appunto chiedere il suo parere per quanto concerne l'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, perché diciamo che è stata una delle problematiche più importanti sia verso la fine del 2019, ma anche nel 2020. Quindi, che cosa ne pensa di questo cambio di target vicino al 2% o poco sopra il 2% e perché? Allora, sono due questioni diverse. Gli annunci di cambio di target sono il continuo effetto delle strane idee di Phillips Curve. Come ho detto, Powell, la maggioranza del board dell'Open Market Committee, ritiene che si possa in qualche maniera stimolare crescita dell'occupazione in questi settori, come ho detto, più deboli, più marginali, meno protetti, meno privilegiati, li chiami come vuole, insomma, attraverso un po' di inflazione extra e la mette nel package. Non ci credo, non ha mai funzionato, lo ripeto, da 20 anni, ma comunque non importa, è un annuncio secondo me secondario. Se guardo ai dati reali dell'inflazione al momento, mi pare il CPI, l'ultima volta che l'ho guardato, viaggiava attorno a 1 a 4, 1 a 5, no? A livello annuale, che non mi pare un gran dramma. C'è un'inflazione in corso, io dal punto di vista analitico sono d'accordo con chi dice che si vede in moltissimi asset. L'enorme abbondanza di liquidità che, grazie a Dio, per il momento continua a rimanere nelle riserve delle banche, per la parte che gira sui mercati finanziari, c'è un po' dappertutto, e gira sui mercati finanziari alla ricerca di rendimenti, perché i rendimenti così tranquilli tradizionali non ci sono più, sono spariti proprio a seguito delle politiche fatte. Ora, su questo, se a tempo dopo torniamo, è come se si fossero creati due mercati finanziari.
uno ad alto rischio con rendimenti alti, uno per il momento a bassissimo rischio, però senza rendimenti o quasi senza. E questo, a mio avviso, è un'anomalia, c'è cioè una discontinuità. Non vedo francamente da nessuna parte, mi rendo conto che possa servire per la polemica politica, mi rendo conto che possa servire a molti analisti finanziari per spingere questo asset o un altro, mi rendo conto che chi vende oro o vende bitcoin o vende comunque prodotti che possono sembrare di protezione dal rischio inflazionistico, gli convenga o trovi interessante spingere questa linea della grande esplosione inflazionistica. Non la vedo. E per quanto riguarda il programma Biden, mentre ci sono chiaroscuri, ci sono cose a criticare, cose pessime e anche cose buone, non vedo il programma Biden come uno. L'inflazione viene da espansioni monetarie permanenti e protratte, e non è questo il caso. Anche se, ma è una questione fiscale e non di inflazione, la scelta ormai da anni, devo dire, l'ha fatta Trump per prima, e Biden ci sta. Sta facendo il surf sull'onda di Trump di mega deficit, mi preoccupa per altre ragioni, cioè per i mega deficit che stanno creando, ma non per l'inflazione. Francamente, il rischio inflattivo nel senso di aumento del Consumer Price Index negli Stati Uniti, l'indice di prezzi al consumo in Europa, io non vedo dove stia oggi. Poi, per carità, sa, le previsioni sul futuro sono sempre labili. E poi le leggo alcune domande che ci stanno arrivando in diretta, però invece uno degli ex, adesso mi è sfuggito il nome, un ex segretario del Tesoro ha appunto criticato il fatto che Janet Yellen ha cercato di sostenere il nuovo piano Maxi Biden, appunto dicendo che potrebbe creare un'inflazione troppo alta, ma anche basandosi al fatto che c'è stata questa inondazione di liquidità, anche se vogliamo vedere il balance sheet della Fed, perché continua ad acquistare sia Treasuries che MBS, mortgage-backed securities, quindi ad un certo punto questa liquidità, dicevano, inizierà a pesare. Lei quindi non è d'accordo con questa No, io affermazione? sono d'accordo su questo. Il problema è che non possono di certo prendersela con Biden, che è arrivato l'altro giorno. Cioè, sta roba si fa, capiamoci. Sta roba, se. Guardi, non so, mi ricordo neanche più quando è stata cominciata. Quando hanno cominciato a fare. In realtà, si è cominciata a fare con Greenspan post 2001. È esplosa notoriamente nel 2008-2009. Ed è continuata per tutto il decennio. Si era cominciato a ridurla da un paio d'anni. Se lei guarda il balance sheet appunto della M0, M1, specialmente M0, era in calo da un paio d'anni. È arrivata la pandemia e boom, un 20-25% in più. Fatto l'anno scorso, quindi in amministrazione Trump. Adesso io i giochetti politici vorrei evitare di farli. Quindi. Sì, questa roba si è fatta in Europa, si è fatta in Giappone. L'aumento della liquidità potrebbe essere eccessivo? Sì, lo sto dicendo. Infatti, a mio avviso, sta dietro fenomeni speculativi, semibolle, grande volatilità di rendimenti in molti mercati degli asset. Non c'è obiettiva evidenza, e sfido chiunque a portarla, che al momento questa liquidità via sistema bancario, via banche commerciali, sia arrivata nelle mani dei consumatori, che sono quelli che comprano i beni di consumo, delle famiglie, e si sia trasformata in una domanda nominale di beni di consumo, beni e servizi, che cresce molto più rapidamente dell'offerta e quindi fa esplodere i prezzi. Così non è. Il CPI americano continua a viaggiare a 1,4, quello europeo. Nei paraggi adesso, francamente, proprio non ho rischio di dire, ma 1,7, che roba del genere, e quindi da quel lato non c'è. Questo non vuol dire che non ci siano ragioni di preoccupazione, lo ripeto, ci sono, ma hanno a che fare, a mio avviso, con una serie di valori di assets, di securities. Poi c'è un altro problema più europeo, direi, che statunitense, che ha a che fare con il sistema bancario, l'ha sentita lei prima. Di introdurmi dava un po' di dati di borsa che il bancario italiano, a fronte di un ottimismo forse eccessivo, adesso vedremo quello che Mario Draghi farà sull'azionario, continui a flettere. Ecco, quello contiene un messaggio. Questo lo sappiamo. Draghi ne è molto consapevole, ne parla da marzo. Molto consapevole che uno degli effetti di quanto è stato fatto in Italia molto orrendamente dal governo uscente. E creare un potenziale bomba di NPL per il sistema bancario.
Però adesso esuliamo da Powell, parliamo d'altro. Sì, adesso proprio tra qualche minuto parleremo anche di Draghi senza alcun dubbio perché è nel nostro script, per carità, però prima, siccome lei ha un'esperienza davvero importante per quanto concerne ovviamente la sua esperienza di consigliere di Federal Reserve St. Louis, quindi le volevo chiedere quali sono questi strumenti nella cosiddetta toolbox di cui parla sia Powell, ovviamente anche Christine Lagarde, ovviamente lo diceva anche Draghi quando era presidente della Banca Centrale Europea, ma quali sono questi strumenti rimasti alla Fed in particolar modo se dovesse ancora sostenere ecco, l'economia americana, i mercati finanziari e il mercato del lavoro? Ci sono rimasti o no? Ma guardi, ormai purtroppo dai tempi di Greenspan i media del mondo hanno amato costruire l'immagine di questi super banchieri centrali, varianti di Batman o di Superman o dell'uomo ragno. E questi, essendo umani, a un certo punto hanno detto: ma sì, perché no? Se volete darci tutto questo potere e renderci onnipotenti, noi ce lo prendiamo. E l'effetto si vede. Onestamente, a me non pare che siano proprio questi grandi strumenti, sono sempre gli stessi. E le banche centrali, al di là di intervenire in modo brutale, ma che però richiede tempo, con strumenti regolatori che poi richiedono anche approvazioni dalla parte dell'esecutivo, il legislativo non sono così automatici e non hanno effetti immediati, cioè con lo strumento regolatore possono far fare alle banche quasi quel che vogliono, almeno quelle che loro regolano, il resto del mercato finanziario è più complicato. Per il resto possono fondamentalmente mettere liquidità, comprare asset, quindi tenere in piedi, far fluttuare, come si dice, fluttuare i prezzi di tutti gli asset che si possono comprare, nella misura in cui aprono lo spettro delle cose che possono comprare. Un giorno si metteranno a comprare palazzi per tenere in piedi i prezzi del real estate, però quello hanno. Non è che abbiano granché, però è sostanziale, è utile. Adesso non voglio buttarlo giù. Il vero compito della banca centrale, oltre a quello di mantenere l'andamento del livello dei prezzi e dell'inflazione più o meno costante dentro numeri annunciati e ragionevoli, è anche certamente di evitare che momenti di panico o crisi temporanee mandino a pancia all'aria il sistema finanziario e bancario. A mio avviso, questo l'hanno fatto. Non perfettamente, nessuno è perfetto, l'hanno fatto bene, possono continuare a farlo. Da lì inferire che sanno far miracoli per cambiare il mercato del lavoro, aumentare i nostri stipendi, la produttività e moltiplicare l'occupazione. Ecco, quella è un volo pindarico che non ha alcuna base fattuale. Chi fa ricerca va cercando questi effetti magici sul mercato del lavoro e fa molta difficoltà a trovarli. Però sa, fa parte del lavoro politico di Powell, di una Lagarde, di chi tocca dire che comunque loro lo faranno. Cosa vuole? Non è che Powell si metterà mai a dire: ma guardate, noi pensiamo di non poter avere alcuna influenza sul mercato del lavoro, non è che possiamo creare produttività e buoni lavori con il nostro intervento, quindi fate voi. Questo non lo dirà mai, non è pazzo, cioè, questo farebbe solo danno. Quindi continuerà a fare un po' la parte che lui può influenzare la domanda che so. Lavoro al comparto edilizio tra Kansas e Missouri, anche se sa perfettamente di avere ben poca influenza. Ottimo, spostiamoci velocemente in Europa e in particolar modo in Italia. Tra l'altro ricordiamo che oggi dalle 10 alle 18 il voto di Rousseau su governo Draghi e tra l'altro ultima giornata di consultazioni di Draghi con le parti sociali. Ovviamente ciascuna delle parti sociali ha avuto delle esigenze molto diverse. Non lo so se la regia può mostrarci il nostro cartello, però le leggo intanto come è stata posta la domanda. Sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che prevede un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi. E il quesito su cui si esprimeranno dalle 10 alle 18 gli iscritti del Movimento 5 Stelle su Rousseau, ovviamente pubblicato sul blog delle Stelle. Le chiedo, posta così la domanda, quale l'esito più probabile a suo avviso, perché poi, come lei immagino sa molto bene, ci sono già anche delle polemiche per come è stata scritta la Avevo letto domanda. che il loro capetto, il comico lì, quello lì,
Ridicolo, aveva sospeso la cosa dicendo aspettiamo che prima Draghi parli, adesso li fanno votare di nuovo. Mi sente? Sì, la sento, sì, Li fanno assolutamente. votare di nuovo? Sì, questo è assolutamente oggi il Poi voto. dipenderà da chi controlla il server e chi scrive il codice. Cosa vuole che le dica? È una buffonata. Si è prestato. No, no, no. Lei non mi può chiedere, lei è molto simpatica, ma non riesco a prendere sul serio quelle buffonate. Sono buffonate, poverete. Intanto le chiedo Povero pezzo. perché lei ha detto che forse ciò che stiamo vedendo sia sulle borse per quanto concerne il FTSE MIB, ma poi il mercato obbligazionario, lei ha detto che è forse un ottimismo esagerato. Perché? Perché crede che un governo di larga maggioranza guidato da Draghi non può funzionare bene? Oddio, è tutto relativo in confronto a quella pastrocchio che ha governato con due vestiti dal maggio del 18. Sono sicuro che Draghi farà infinitamente meglio, quindi tutto relativo. Di disastri, di governi disastrosi così io non avevo mai visti e ho 64, quasi 65 anni. Detto questo, non lo so, far riprendere una serie di imprese italiane a far ripartire la crescita, fargli fare i profitti adeguati, non è la cosa più ovvia, non dipende neanche tutto dal governo, dipende anche dalle imprese, ed è difficile giudicare. Draghi, sta giustamente, saggiamente, stando zitto, assolutamente zitto, però gli altri straparlano. E se devo giudicare dalle cose che hanno detto, inclusa sta follia del supervisore, transizione ecologica e la difesa dei loro grandi achievement, fra cui suppongo c'è il reddito di cittadinanza. Ecco, se il reddito di cittadinanza rimane quella cosa orrenda che è, farà danno. Io mi auguro che Mario li abbia convinti dandogli il contentino, che sono come i bambini, bambini neanche di quelli tanto svegli. Vabbè, vi lascio il nome, ma gli cambiamo completamente quello che c'è dentro, facciamo un sussidio di disoccupazione vero, facciamo incentivi del lavoro, facciamo formazione, facciamo mobilità, facciamo quello che in un paese sveglio si fa per cercare di aiutare le persone che non hanno lavoro a trovarselo. Quindi dipenderà, io non mi aspetto miracoli, capisce? L'unica nota positiva che ho trovato in questi, cos'è, 10 giorni che lavora sulla cosa. Ma che lui stia zitto nel suo stile, non c'è niente di sorprendente. Sta prendendo più tempo di quello che mi aspettavo, non è un nuovo paziente, ma mi sorprende che vada così a lungo. La cosa buona, per una volta, e chi mi conosce sa che di sicuro questa non è propaganda elettorale, qualcuno ha consigliato a Salvini per una volta nella vita di dire la cosa giusta e questo spero implichi e dia a Draghi la possibilità di ottenere un consenso ampio, che vuol dire avere un supporto ampio, che vuol anche dire che le peggiori follie che vengono dai partiti si elideranno permettendogli forse un margine di manovra maggiore. Se fosse costretto ad andare al governo con una maggioranza definita politicamente, io glielo sconsiglierei vivamente a Draghi di farlo. Ecco, invece una maggioranza ampia credo che gli permetta di lavorare. Ecco, su questo sono ottimista. Quindi diciamo che riuscirà perché il governo uscente, che tra l'altro ha menzionato lei proprio poco fa, dicendo che anche ha causato il governo uscente appunto questi NPL o i cosiddetti non performing loans che potrebbero manifestarsi soprattutto nel futuro breve, tra l'altro. Ah sì, quando salterà, guardi, il vero problema, posso interrompere perché è davvero meglio averlo in mente. Il problema più grosso che questo governo ha davanti è questa cosa del blocco dei licenziamenti. Perché, capisce, cioè, il blocco dei licenziamenti ha costretto le imprese e gli ha dato di far finire i lavori. Il giorno in cui questo salta, cosa faranno? Non lo so, ma non lo sappiamo, tra l'altro, perché non abbiamo il termometro. Assolutamente sì, infatti Confindustria ha chiesto appunto di togliere il blocco dei licenziamenti, però i sindacati hanno chiesto di tenere il blocco dei licenziamenti. E come si trova equilibrio? Togliendola a pezzettini, suppongo, a rate, a settori, per dimensioni. Ecco, su questo sono certo che Draghi sia consapevole di questo problema. Lo è fin dall'inizio, cioè da quando introdussero questa misura, cosa, 10 mesi fa, 11, e
e credo ci stia pensando e alle cose che lui scrisse a suo tempo, la famosa lettera al Financial Times. Se uno sa leggere, si riferisce a quello. Dice: occorre dare credito alle imprese, dargliela in maniera straordinaria, indebitando gli stati e trasferendo questa capacità di indebitamento come risorse di sostegno ai privati, nella misura in cui riusciamo a farlo temporaneo perché le imprese sopravvivono, cioè stiano in piedi. Io mi aspetto qualcosa del genere in Italia. Mi aspetto, guardi, gliela butto lì, qui lo dico, qui lo nego, a me non piace fare previsioni. Farà qualcosa sulla legge fallimentare temporanea. Proprio per impedire che ci sia questa apertura della diga e arrivi giù una valanga. Ora, le modalità tecniche in cui la faranno, i tempi e i criteri, questo è anche inutile provare a mettersi nelle scarpe del loro, perché dipenderà anche da informazioni che io non ho e che mi aspetto almeno Banca d'Italia, Ministero del Tesoro e altre agenzie statali abbiano migliori, di calibrare la gradualità e il sostegno nel modo più appropriato, inutile che io mi metta a fare speculazioni, però in via generale credo che qualcosa del genere dovranno fare. Ecco, E credo che Draghi ne sia molto consapevole. io le volevo chiedere un'ultimissima domanda proprio in un flash. Qual è a suo avviso il problema più importante, il primo problema che bisogna affrontare l'Italia per ecco, risollevare l'economia? Ma nell'immediato è questo. Cioè, questo è proprio un problema contingente, ma è grosso. Ok? Oddio, ce n'è un altro, se mi permette la battuta, è togliere a Domenico Arcuri almeno tre quarti dei suoi incarichi, fargliene fare uno bene, invece di farne 50 male. Ma tolto quello che spero Draghi, insomma, così simbolicamente voglia fare, non di licenziarlo, dargli un lavoro come se fosse una persona normale, così fa quello, lo fa bene. Questo è il problema principale al momento. E ovviamente garantirsi che questo programma vaccinale che sembra oscillare, non si capisce dove vada, vada. Vada e vada nel lungo periodo, perché solo se hai un programma vaccinale che accetta e riconosce che questa infezione, questa epidemia, pandemia, chiamatela come volete, questo virus è qua e ritornerà ciclicamente, si diffonderà, sperando che si abbassino le ondate, ovviamente, attraverso il vaccino e altre misure adeguate, e che quindi non si tratta tanto di vaccinare gli italiani adesso, si tratta di rivaccinarli a ottobre, molto probabilmente. Okay, o a novembre, e che quindi occorre riuscire a costruire una struttura permanente, altro che i padiglioni colorati, ma un sistema permanente di vaccinazione che funzioni negli anni a venire, fino a che questa cosa sarà portata sotto effettivo controllo, il virus si adatta, insomma, lasciamo stare. Comunque, è una cosa, ecco, queste mi sembrano le cose oggi più urgenti, perché se si riesce a farlo e a mostrare che sia pianificato per il lungo periodo e quindi in autunno, non c'è un'altra fase di terrore. Allora l'ambiente economico, lo capisce, insomma, credo che sia intuitivo per tutti, può cominciare a programmare. Se si vive ulteriormente questa incertezza, già diventa tutto più difficile. Queste mi sembrano le cose che io farei per primo. Poi c'è, Grazie ovviamente, c'è di fare dei piani di investimenti ragionevoli su questi soldi europei che sono diventati un po' mitici, ma quello, come dire, va a Sandia. mille. Grazie, grazie davvero, Michele Boldrin, professore University of Washington, professore University Ca' Foscari di Venezia e ovviamente l'economista. Grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie a lei, arrivederci.